Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Commerciale Italiana, che da oggi chiameremo WeBio SRL, la società che realizza e commercializza prodotti monouso di vari formati e per vari settori, e che oggi è molto ben rappresentata da Fabrizio Petti, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciao Fabrizio e bentornato. Ciao caro, buongiorno. Buongiorno a tutti innanzitutto. Volevo ringraziarvi, siamo qui 2 anni dopo. Più maturi, anche più vecchiarelli, se vogliamo essere sinceri. La nostra azienda ha cambiato il nome, adesso ci chiamiamo WeBio Italia SRL, prima eravamo la famosa Commerciale Italiana, una scelta dettata dal fatto che abbiamo voluto connotare in maniera più marcata il passaggio dall'azienda di commercializzazione, siamo nati commercializzando prodotti, a un'azienda di produzione di questi prodotti in Italia, noi produciamo in Italia. Chiaramente le cose oggi sono per noi cambiate, l'azienda si è rafforzata, stiamo continuando ad investire e a crescere, anche se c'è molta incertezza in questo mercato perché le recenti leggi a proposito del monouso sono piuttosto confusionarie e quindi non danno sufficienti garanzie e tranquillità. Però diciamo che noi ci siamo votati a questo settore e quindi siamo convinti che prima o poi si farà chiarezza, come già anticipato in un post, e che tutto quanto si possa risolvere. Quello che mi fa specie, molte volte lo noto negli articoli di alcuni giornalisti, è quello che si demonizzano questi prodotti in cartoncino, il che mi sembra assurdo, perché se noi vogliamo essere sinceri, in questi bicchieri di carta hanno bevuto i nostri figli, i nostri bambini da sempre, cioè le festicciole, il party è stato fatto sempre con bicchierini in carta, quindi il fatto che oggi, solo perché diciamo, il consumo forse sarà di questi settori più elevato, che debbano essere demonizzati, per me è assurdo, è proprio una cosa che non trova nessuna giustificazione. Detto questo, per carità, poi chi sceglie è il cliente, quindi noi siamo al servizio del cliente, quello che per loro andrà meglio per noi andrà bene anche per noi sostanzialmente. L'azienda, come ci anticipava il nostro amico, noi lavoriamo su più settori, quindi i nostri prodotti vanno dall'oreca alla grande distribuzione all'ingrosso carta e affine e anche, non ultimo, al vending. Siamo qua per questo. La nostra azienda si presenta come un'azienda diciamo in grado di poter fornire prodotti, del resto si tratta di pochi articoli, per il vendi si parla di palettine, si parla del bicchiere che in Italia va per la maggiore, però noi ci stiamo attrezzando per quei formati che vanno bene anche in tutta Europa, che sono diversi dal nostro mercato. Ci auguriamo che questo porti dei risultati soddisfacenti e in bocca al lupo a tutti. Beh, hai detto tu, hai costruito tutti gli elementi per andare a smontare le domande che mi ero preparato, però hai fatto benissimo, anche perché viva la spontaneità. Bisogna essere tranquilli, bisogna sdrammatizzare, nella vita bisogna sdrammatizzare, non bisogna mai prendere le cose troppo sul serio, neanche prendersi troppo sul serio, quindi la cosa migliore, come dicevo, è sdrammatizzare. Siamo qua. E nessuno meglio di me può comprendere e avallare quanto stai dicendo. Per entrare in contatto con WeBio Italia e quindi con te, con il tuo staff commerciale, in che modo è possibile fare? Qual è l'indirizzo email a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni e magari imbastire un nuovo rapporto commerciale con voi? Fino al 15 agosto sarà possibile utilizzare la vecchia mail, stiamo cambiando chiaramente tutti i domini, quindi ci vorrà un po' di tempo, la transizione è sempre un po' complicata, anche se tutti gli altri dati sono rimasti invariati, partita IVA, codice univoco, indirizzi e quant'altro, il sito cambierà e quindi è in costruzione, e per quanto riguarda la mail possiamo utilizzare la commerciale@commercialeitaliana.net. Questo è l'indirizzo attualmente che sta funzionando, tra 5-6 giorni saranno disponibili anche i nuovi indirizzi email, ma sarà la nostra cura contattare tutti i nostri clienti e fornire le nuove indicazioni.
Fabrizio Petti, amministratore delegato di WeBio Italia SRL, grazie. Grazie sempre a voi, grazie a voi che fate un lavoro massacrante, massacrante. Ma molto utile. È certo che è utile, la comunicazione è alla base di qualsiasi cosa oggi, quindi se non ci fosse la comunicazione sarebbe tutto finito. Grazie mille, grazie, grazie a tutti voi e alla vostra pazienza.